Ecco ancora uno dei dettagli del presepe qui nel nostro studio, colori anche tradizionali, caro Tony, Ringraziamo veramente. Fra Pasquale per la gentile concessione di questo presepe Eh veramente sì, molto bello, che poi straordinario. vedete anche spesso nel programma di Fra Giuseppe Perrone, che vogliamo anche salutare con affetto. Ma come vi dicevo, tra poco avremo Domenico Castellaneta, caporedattore di Repubblica Bari, perché non solo, come ci aspettavamo tutti, questa iniziativa della pubblicazione di un libro su Padre Pio nella serie, in una collana di personaggi, di biografie di personaggi anche ovviamente di estrazione completamente diversa, ma dicevo, non solo è andato immediatamente esaurito, ma vale la pena appunto di approfondire anche un certo perché di questa iniziativa. E allora, poiché ancora il caporedattore ha i suoi impegni, vogliamo immediatamente andare ad ascoltare, facendo un passo indietro, che cosa ha detto proprio di questo Fra Francesco Neri, che come sapete è un frate minore cappuccino che ormai è in Puglia stabilmente come arcivescovo di Otranto. Sentiamo. E non credenti, ecco, chiedevo il tuo aiuto, come posso spiegare meglio, che cosa puoi insegnare padre Pio ai non credenti? Allora, io direi prima di tutto che una persona intelligente deve informarsi di tutto. Quindi anche se uno non è musulmano, deve sapere cos'è l'Islam e leggersi il Corano una volta nella sua vita. Anche se uno non è buddista, deve sapere qual è la nobile via, il sentiero duplice di Buddha. Uno non può non essere interessato a tutto quello che riguarda la nostra condizione. Padre Pio è in particolare un elemento dell'identità italiana, se posso permettermi. Anni fa, parecchi anni fa, ho letto un libro, adesso non ricordo, di un grande politologo che ha il cognome doppio, non mi viene in Galli mente. della Loggia. No. Sì, Galli della Loggia, che ha scritto col mulino un libro, L'identità italiana, in cui oltre a Mina, oltre a non so quali altre realtà, c'era per esempio Loreto, no? Ecco perché mi sono permesso non inutilmente di correggerti, perché Loreto fa parte dell'identità italiana. L'ultima visita canonica che ho fatto è stata alla provincia della Lombardia, in una città dove c'è un bellissimo santuario dedicato alla Madonna, e lì il sindaco, che non è credente, mi ha detto: padre, guardi che noi teniamo molto alla nostra Madonna, credenti e non credenti. Allora, comunque Padre Pio è un elemento dell'identità italiana e penso che sia uno dei 10 italiani da 100 anni in più famosi nel mondo, se non il più famoso in assoluto. Ecco perché ognuno dovrebbe almeno sapere qualche cosa del vero Padre Pio. Ciò detto, credo che oggi nel 2023 siano due le sottolineature che Padre Pio ci offre, lo dico così da cittadino del nostro tempo. Prima di tutto l'importanza della educazione. Si dice di Padre Pio che era burbero, che alcuni penitenti li mandava via, ma in realtà era una persona delicatissima, sensibilissima, cortesissima, certo un po' ruvido, era comunque proveniente dal mondo contadino beneventano, però era, se leggete i suoi scritti, una persona raffinata. Ma era il suo modo di educare. A quei tempi almeno si faceva così. Dice l'Apocalisse: io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Era questo il metodo che applicava. Ma da Padre Pio si andava perché si aveva sete di paternità. Il padre veniva chiamato tout court. Allora, prima di tutto bisogna ritornare ad educare. E bisogna far sì che la madre faccia la madre, la mamma è sempre la mamma, però anche che il padre faccia il padre. Lavoro molto su questo tema della maschilità e della paternità. E Padre Pio era uno che educava ed era uno che faceva il padre. Se ci sono queste realtà terribili che adesso omettiamo di nominare, che però ci turbano la testa, ahimè, forse è per un difetto di educazione. Ognuno può pensare quello che vuole del governo attuale, io non riesco a leggere tutto sinceramente, ma mi ha colpito almeno questo titolo, educare alle relazioni. Anche il provinciale prima parlava dell'importanza della relazione. Allora, nelle relazioni un padre ci vuole e ci vuole l'educazione. Ora, Padre Pio ci dice:
educate, e se siete padri, se vi tocca di essere padri, fate i padri. Penso che questo sia un lavoro importantissimo anche all'interno delle... Ed eccoci dunque in collegamento con il caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per questa opportunità. Dobbiamo a te questa definizione, l'ultimo santo globale con le radici piantate nel Vangelo. Molto bello questo titolo dell'intervento, che è tra i più brevi in questo libro, un libro che è andato letteralmente a ruba, ce lo aspettavamo tutti. Qual è un bilancio che possiamo trarre? Allora, questi libri di Repubblica sono innanzitutto sono in regalo ai lettori, quindi è una... diciamo, è un'attenzione da parte del giornale verso i nostri lettori. Abbiamo deciso di fare un libro su Padre Pio perché costituisce, indipendentemente dal fatto di essere credenti o meno, un segno distintivo, una carta, un'identità della Puglia, rappresenta la carta identità della Puglia, perché ecco, le sue radici sono sicuramente pugliesi, però poi l'albero diventa globale. Ecco, secondo noi, secondo il Vangelo soprattutto, l'albero si riconosce dai frutti, e nel corso della ricerca che abbiamo fatto, perché si tratta di un libro essenzialmente storico, ci siamo attenuti molto non solo alla dottrina e anche al carisma di Padre Pio, che viene fuori da moltissimi suoi scritti, e forse non tutti conoscono la sua grandissima produzione, per così dire, letteraria, che è molto profonda, molto intensa, molto... gli scritti di Padre Pio sono da tenere sul comodino, è stata per me anche una piacevolissima scoperta, e abbiamo deciso di regalarlo ai nostri lettori. Ripeto, credenti o meno, pensiamo che il messaggio di Padre Pio sia globale da questo punto di vista, che sia riferito sia a coloro che credono, sia a coloro che non credono. Beh, senza voler cambiare le posizioni di nessuno dei due. Ecco. Assolutamente azzeccato il riferimento ai frutti che contraddistinguono un albero, quindi nel libro ci sono riferimenti anche alle sue opere? Certo, abbiamo l'intervento di Fra Giuseppe Maria Antonino riguardo all'epistolario, volevo aggiungerlo proprio perché abbiamo già detto dei suoi scritti con Domenico, ma ci sono tanti interventi che portano il lettore proprio a San Giovanni Rotondo, tra i pellegrini di tutto il mondo, ma anche alla San Giovanni Rotondo di Padre Pio che la scopriva, e poi c'è ovviamente la San Giovanni Rotondo della chiesa di Renzo Piano, di un vero e proprio capolavoro. Insomma, veramente avete dato uno sguardo molto molto ampio, complimenti. Grazie. Gli scritti di Padre Maria Antonino sono straordinari, nel senso che questo capitolo mi ha particolarmente colpito, ci abbiamo tenuto tanto, è uno dei massimi esperti dell'opera letteraria, per così dire, di Padre Pio, che non è solo da intendersi in senso religioso. Molto spesso gli scritti di Padre Pio sono un viaggio nell'anima di ciascuno di noi, e quindi qualcuno può pensare a Padre Pio come una figura profondamente, essenzialmente, radicalmente ancorata alle regole della Chiesa, il che è vero, perché è evidente che qualsiasi organizzazione, a cominciare dalla Chiesa, che è un'organizzazione sacra, ha bisogno delle sue regole. Però il messaggio di Padre Pio è globale in questo senso, nel senso che si diffonde in maniera quotidiana e, cioè, per così dire, silenziosa. Leggendo quegli scritti, sinceramente, bastano 3-4 frasi per riuscire a stare un pochettino con noi stessi. Penso che oggi una lezione importante per ciascuno di noi sia quella di ritagliarsi il proprio spazio in una giornata frenetica, e può essere anche quel 5-6 minuti da dedicare alla riflessione. Pensiamo che, al di là della ricostruzione storica, hai fatto bene da studio a citare la grandiosità delle opere di Padre Pio, che non è grandiosa nel senso, per così dire, classico del termine, è grandiosa perché è ancorata in una realtà, San Giovanni Rotondo, che aveva delle profondissime difficoltà dal punto di vista proprio sociale, storico. È la nascita uno dei migliori ospedali europei, noi ne parliamo a lungo, della Casa Sollievo della Sofferenza, e comunque di un santuario che rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per il carisma della Chiesa,
sono sicuramente quei frutti che nessuno si aspettava da un umile fraticello. Ecco, è la grandezza dell'umiltà. E quindi prima di lasciarci, non so se Tony avevi qualche domanda sull'attualità da rivolgere al nostro gentilissimo interlocutore. Beh, senza dubbio Padre Pio è un santo che proprio attraverso le sue opere ha lasciato un segno profondo, una scia se vogliamo, che ci proietta anche nel futuro. Ecco, carissimo dottor Castellaneta, se dovesse immaginare Padre Pio nei prossimi 20-30 anni, che cosa vede? Padre Pio avrebbe delle grandi difficoltà in questo momento, perché Padre Pio operava in una società povera, e quindi penso che le società povere facciano il vuoto in loro stesse, e quindi è più facile gettare il seme. Credo che nei prossimi 20-30 anni avrebbe delle grandi difficoltà, ma qui sta la santità. La santità, diciamo, il carisma dei santi, a mio avviso, ma lo dico da umilissimo credente con le sue fragilità, non risiede nella lista dei miracoli. Un santo è tale se riesce a operare, a trasmettere un messaggio in situazioni di particolare difficoltà. E penso, anzi sono convintissimo, che Padre Pio, armandosi dell'arma, scusate il bisticcio di parole, più forte che aveva, e cioè la grandissima umiltà, potrebbe dare un forte messaggio anche in questi tempi e nei tempi che verranno. Beh, molto bello quello che abbiamo ascoltato, però io voglio aggiungere un'altra domanda proprio relativa a questo Natale 2023. Che cosa metterete in pagina per cercare, come dire, di stare in una linea che sorprenda anche i non credenti? Metterei in pagina un semplicissimo appello, perché penso sia fondamentale per cercare poi di capire. Ogni giorno cerchiamo di fare un po' di silenzio in noi stessi e fuori da noi stessi, perché poi probabilmente nel silenzio qualcuno ci parla. Tanti auguri e buon lavoro a Domenico Castellaneta, a tutti voi della redazione. Grazie molto a voi, grazie molto a voi, auguri a voi, grazie molte, grazie. Grazie davvero per la bellissima chiacchierata, per il tempo che ci ha dedicato. Noi diamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo tra pochissimo.